Come stai innanzitutto? No, sto abbastanza bene, dai. Rispetto all'anno scorso sono indietro di preparazione di qualche giorno, però con Luca si era parlato di far bene le gare quelle a partire da Tirreno, insomma. Quindi sto bene e i prossimi giorni qua, con gli ultimi giorni di ritiro, diciamo, faremo la rifinitura per arrivare pronti ad onoratico come l'anno scorso, si spera. L'obiettivo è quindi ripartire come hai iniziato l'anno scorso. Sì, io ci conto perché comunque è una corsa che a me è sempre piaciuta. L'anno scorso è stata molto importante la vittoria per me, ma anche per la squadra, quindi sarebbe davvero bello ricominciare come avevo fatto nel 2015. Che 2015 è stato per Manuel Belletti? È stato un 2015 per me molto bello, diciamo in generale, nel senso che con la squadra mi sono trovato davvero bene. Ho ritrovato fiducia in me, mi è stata data fiducia dalla squadra, che per me era molto importante, cosa che in passato mi era stata tolta, e quindi per me è stato davvero molto importante. Parlando di risultati, la stagione è partita davvero alla grande perché nel giro di pochi mesi avevo ottenuto subito queste 3 vittorie e al giro mi ero presentato forse come non mi ero mai presentato, a livello di forma stavo davvero molto bene e solo che da lì è iniziata anche un attimo un po' la sfortuna, mi sono fratturato la rotula, sono stato fermo più di 2 mesi, sono ritornato alle corse, ho rischiato subito di vincere a Burgos. E per poi in Francia per il finale stagione come volevo farlo fatto bene, diciamo, altra caduta, lussazione della spalla e lì ripartire è stata un po' più dura per arrivare fino a fine stagione col Beghelli dove mi sarebbe piaciuto, diciamo, vincere la prima e l'ultima della stagione, però dai, tutto sommato direi un buon 2015. Più rimpianto, forse proprio per il Beghelli o per il giro, perché avevi fatto due piazzamenti nei quattro e tutto, poi sei stato costretto al ritiro per problemi fisici. No, guarda, al giro ti dico la tappa che vinse Ulissi, che era diciamo la tappa più lunga e un arrivo impegnativo, infatti non siamo arrivati in tanti, mi sono fatto un po' fregare dalla posizione, se no poteva arrivare qualcosa di molto meglio di un quarto posto. E lì quello è un po' di rimpianto c'è, però diciamo che anche il Beghelli, dai, per come è andata a finire, ho dovuto chiudere un buco proprio per rientrare su Sonny e i suoi compagni a 500 metri dall'arrivo, e quando sono rientrato su di loro ho deciso di partire, mi sono mancati 20 metri. Probabilmente se non dovevo chiudere quel buco, magari sarebbe finita diversamente, chissà. Invece delle tre vittorie, qual è quella forse più bella? Perché c'è quella all'esordio, quella vicino casa, qual è quella forse più bella? Ma la più bella e anche la più liberatoria è sicuramente d'onoratico perché mi aspettavo di partire bene, ma non così. Ho sentito addosso una gran responsabilità dalla squadra e sono riuscito a ripagarla pienamente, quindi quella è stata sicuramente la più sentita. Poi anche quella in Olanda, per come si era messa la corsa, un po' inaspettata perché abbiamo ripreso la fuga nel finale, però io stavo veramente bene perché anche il giorno prima ho vinto la volata del gruppetto dietro e mi erano scappati nel finale e il giorno dopo sono riuscito a vincere. Coppie Bartali in casa, anche quella molto bella, però ad onoratico è quella più che ho sentito di più. Aspetta, mi sono scocciato la domanda. Possiamo dire di aver rivisto il vero Belletti? Ma il vero Belletti, io diciamo che anno dopo anno mi sono sempre ritagliato i miei spazi e nessuno mi ha mai regalato nulla. E quest'anno ho avuto la fiducia da parte della squadra e l'ho ripagata. Quindi il vero Belletti, c'è sempre stato, diciamo, a partire dagli anni da prof, la vittoria al Giro d'Italia, che spero quest'anno di centrarne un'altra. Però il grande cambiamento che c'è stato in me, forse è stato a livello interiore, proprio a livello di squadra, ho trovato veramente una famiglia dove sto veramente bene e questo ha fatto sì che potessi star meglio, insomma. Parlato di già magari rivincere una tappa al Giro d'Italia, c'è una tappa in particolare a cui hai messo nel mirino.
Guarda, io come ogni anno non ho ancora guardato le tappe. Quando sarà ora ci darò un'occhiata e come potevo aver guardato l'anno scorso quella, appunto quella di Fiuggi, vedrò una che mi piace particolarmente, però oggi non le ho guardate. Che altri obiettivi ti sei posto durante la stagione? Obiettivi, spero di essere più continuo, ma più continuo a livello di meno infortuni, perché sono sempre stato un corridore abbastanza continuo da inizio a fine stagione. Quest'anno mi è mancata un po' la continuità per questi due episodi che mi sono successi, la frattura e la lussazione, quindi non ho degli obiettivi, andar bene in generale e tutto quello che viene va bene. Ovvio che se dovesse arrivare al Giro d'Italia sarebbe qualcosa di super. Tendenzialmente un velocista si pone un numero di vittorie che vuole raggiungere, te ne sei posto un numero particolare che vuoi arrivare almeno a quel numero. Io, allora, 2015 penso che se tutto andava come doveva potevo arrivare tranquillamente a 6 vittorie. E non ci sono arrivato, spero di arrivarci nel 2016. Poi se sono qualcuno in meno, pazienza, l'importante è dare il massimo. Invece se ce n'è qualcuno in più, ancora meglio.